Onorevole Borghezio, ha visto le partite della Nazionale in questi giorni? Sì, ho visto la partita della Nazionale da casa mia e devo dire mi è sembrata una buona partita, anche se per vecchia tradizione a me piace molto il mondo mitteleuropeo e quindi non mi era antipatica certamente neanche la Germania, però la nostra è una squadra molto meno multietnica e quindi da questo punto di vista sono stato ben contento che abbia vinto una Nazionale in cui c'è dentro anche una parte di Padania. Però un po' multietnica, eh? Molto parzialmente. E c'è un giocatore di pelle scura che però considero padano. Quindi lei ha fatto il tifo anche per Balotelli, insomma. Certamente. E ha fatto il tifo per tutta l'Italia. Per una Nazionale nella quale c'è anche un po' di Padania. Certo, se ci fosse una Nazionale della Padania tiferei, non avrei dubbi, tiferei per la Padania. Giusto che un giocatore come Balotelli sia la punta di diamante di questa Nazionale? Beh, se ce lo merita sì, e nella partita contro la Germania mi pare che se lo sia meritato al 100%. Non c'entrano nulla quindi le questioni di colore, della pelle? Cioè. Noi non abbiamo mai fatto discriminazioni e vogliamo che in Padania ci sia tutti quelli che non guastano la Padania, non sono venuti qui per spacciare, non vengono a fare concorrenza sleale ai nostri lavoratori. Quindi un'immigrazione controllata e moderata nel numero è perfettamente tollerabile. Siete rappresentato dunque da Balotelli, l'Italia deve essere rappresentata da un giocatore come Balotelli? L'Italia deve essere rappresentata dai giocatori che lo meritano. Balotelli in questo momento lo merita, quindi nulla questione.